Veneto Agricoltura all'interno di BioOpen, questa nuova fiera che Verona Fiere propone al mondo del biologico, offre dei momenti di riflessione, degli workshop, questo in particolare è sui vitigni resistenti. Ecco, cosa sono i piwi e i vitigni resistenti? Intanto PD Veneto ringrazia la Regione, sempre molto attenta. Noi in Veneto siamo partiti, vorrei dire, quasi non per ultimi, ma molto dopo altre regioni, ma come sempre il Veneto ha dato grande dimostrazione di collaborazione. Oggi il Veneto è la regione che ha più vitigni registrati, ha più vitigni impiantati. Abbiamo più di 400 ettari già impiantati di questi vitigni resistenti o tolleranti e abbiamo già più di 126 etichette che girano nel territorio. Siamo agli inizi, questi sono vitigni che ci danno grandi opportunità per andare oltre il biologico. Questi vitigni ci permettono di fare pochi trattamenti, quindi sono sicuramente il futuro della sostenibilità. Ecco, da un punto di vista della produzione, lei è anche un produttore, perché sono interessanti? Noi come azienda Le Carline abbiamo accettato di buon grado la sfida con la Regione Veneto di mettere giù il primo campo collezione presente in Italia, ha già 8 anni di anzianità, 3 anni di vinificazione fatti in collaborazione con Veneto Agricoltura. Abbiamo 35 varietà in osservazione, di queste 18 sono quelle registrate sia a livello nazionale che nel catalogo regionale e queste sono quelle più interessanti, ne stanno uscendo di nuove, ne stiamo tenendo sotto controllo di nuove, varietà che con pochi trattamenti riescono a dare un grande prodotto sotto profilo agronomico, ma anche sotto profilo enologico. Negli ultimi concorsi internazionali alcune etichette di questi prodotti sono alla pari, se non migliori, di molti altri vini già conosciuti e blasonati. Quindi produzione giusta e grande qualità, grande prodotto nel bicchiere. Anche Verona Fiere nel settore del biologico? Direi non anche, ma direi che Verona Fiere parte con un progetto completamente innovativo dedicato al B2B. In Italia manchiamo di una fiera in questo settore del biologico orientata al business, anzi soffriamo fortemente sul mercato europeo e internazionale per questa carenza e quindi questa, che è una vera startup, vuole andare a cogliere uno spazio di mercato che è davvero importante, tenuto conto che il biologico sui mercati internazionali è oggi uno dei settori più in crescita e sul quale peraltro l'Italia ha un'eccellenza produttiva straordinaria. Ecco, peraltro poi la tradizione nel settore primario di Verona Fiere è centenaria e quindi forse questo colma anche, tra virgolette, una lacuna. Beh, direi sì, che è un'altra, come dire, piccola gemma che andiamo a inserire nel palinsesto delle attività dell'agro, del settore agroalimentare, accanto a Vinitaly, accanto ad Agrifood, accanto anche a settori come quello dell'olio extravergine d'oliva. Inserire il biologico, secondo noi, ha una ratio anche di ampliamento orizzontale della nostra offerta fieristica e in questo senso anche le competenze per poterla fare a livello internazionale in maniera molto molto interessante. Ecco, allora questo è importante, quindi Verona Fiere si colloca all'interno del quadro nazionale e internazionale delle fiere, ovviamente con alcune fiere importanti come Marmo, Mac, eccetera, che sono lontane se vogliamo dal settore primario, ma dove il settore primario è centrale. Beh, per Verona Fiere il settore primario e quello agroalimentare rimane un settore davvero fondamentale, è il cardine su cui è nata Fiera di Verona e sulla quale continuiamo a fare gran parte delle nostre attività, quelle core più importanti. Certo, poi ci siamo anche ampliati in altri settori, ma questo fa parte di un'offerta più ampia e anche che copre, come dire, la rischiosità di questi anni in cui i settori hanno più o meno sviluppo in fasi diverse, però l'agroalimentare per noi rimane un settore fondamentale e su quale punteremo ancora di più per il futuro. Covid permettendo, 2022 si apre con Fiera Agricola. Fiera Agricola aprirà il calendario del 2022 e sarà uno dei punti essenziali dell'attività del prossimo anno e dopo seguiranno naturalmente le altre manifestazioni di questo settore, in primis fra tutte ad aprile Vinitaly e Agrifood, il Salone dell'Olio Extravergine d'Oliva, e continuerà poi con altre iniziative nell'arco dell'anno.
parla di vitigni resistenti, ma cosa sono? Sono una novità? Per essere una novità non sono proprio una novità, perché storicamente noi troviamo le radici di questi vitigni paradossalmente all'inizio del secolo scorso, quindi nel 1900, dove l'avvento delle grandi malattie americane, specialmente Peronospora e Oidio, hanno portato a incrociare più piante, specie diversi del genere Vitis. Noi siamo abituati, quando parliamo di ciò che ci piace maggiormente del vino e del tutto il fascino del vino, a parlare di una specie solo che si chiama Vitis vinifera. Questa però non possiede geni di resistenza per quello che riguardano alcune malattie, Peronospora in particolare. Quindi è stato in quel periodo tentato di ottenere, tramite degli incroci, delle varietà che possono resistere a questo tipo di patologia e di funghi. Gli studi sono continuati nel tempo fino ad aver iniziato, specialmente negli anni 60, nella scuola nordica, alcuni di questi incroci che possiedono pochissimo materiale genetico di quelli che sono le resistenze, hanno la maggioranza del materiale genetico di Vitis vinifera, cioè quello che noi conosciamo come il vino che ci appassiona. Man mano siamo arrivati a quella che è la situazione attuale, dove tramite questi incroci sono stati prodotti ormai un certo numero ormai di varietà. Pensiamo che solamente in Italia, al registro nazionale delle varietà, sono iscritte 34 varietà di questa tipologia, di cui 24 sono autorizzate anche in coltura nel Veneto. Ma perché oggi in particolare saltano fuori di nuovo i vitigni resistenti? E innanzitutto va fatta una brevissima introduzione. Dal 2005 al 2020 abbiamo perso il 25% di superficie vitata in tutta la penisola italiana, o meglio italica, perché da qua tantissime centinaia di varietà di vite nei secoli sono partite. E le varietà resistenti rappresentano nel 2021 sicuramente una delle carte capaci di diversificare dal punto di vista alcolico, aromatico, della tessitura organolettica del vino stesso, il futuro dei prossimi anni. Quindi la capacità attrattiva verso un mondo enologico che nel frattempo ha anche visto il diminuirsi del consumo pro capite. Scusate. Le varietà resistenti rappresentano quindi una nuova carta da potersi giocare e da fare sicuramente nel rispetto delle varietà antiche, che hanno passato la gelata del 1706 e sono arrivate comunque ai giorni nostri. L'apporto di Veneto Agricoltura? Un apporto importantissimo già a fine 2007, che vuol dire dalla vendemmia 2007, si è iniziato a sperimentare prima come microvinificazioni al centro di microvinificazione di Conegliano, delle piccole partite di varietà di uva, di varietà resistenti. Poi dal 2008 subito si è partiti con l'impianto di piccole superfici di queste varietà, per poi arrivare, grazie al decreto 72 del 27 settembre 2014, all'iscrizione delle prime varietà di vite resistenti, e poi da là ogni anno questa cosa si è amplificata, i produttori si sono avvicinati, i vivaisti si sono avvicinati, associazioni di sommelier e degustatori si sono avvicinati, e quindi Veneto Agricoltura a Conegliano sta proprio gettando le basi ben solide per il nuovo mondo delle varietà resistenti.